Salve a tutti ragazzi, io sono Gigi di X96 e oggi siamo ritornati con un nuovissimo video di Fortnite. Oggi ragazzi siamo qui al lago. Perché siamo al lago? Perché vi dobbiamo far vedere una bellissima cosa. Allora, innanzitutto rimettiamo i suoni. Ok. Se ci fate caso voi vedrete qui degli anelli. Secondo voi a cosa servono questi anelli? Questi anelli servono per le missioni della settimana numero 3. Infatti nella settimana 3 ci sarà una sfida dove dirà di cercare gli anelli al lago Languido. Infatti uno si troverà qui, un altro si troverà di là e un altro ancora si troverà da un'altra parte. Un altro ancora si troverà più in là di lago. Intanto ragazzi, oggi parliamo dei Fortnite News. E intanto ragazzi, vi ricordo che domani uscirà anche la nuova serie Fortnite Storia, dato che siete in molti che me lo chiedete. Allora, intanto raga, siamo venuti anche al lago per vedere i post, i nuovi post che... nuovi post appunto che raffigurano le macchine, i camion. Sono apparsi nuovi post al lago. Ovviamente ragazzi vi ricordo, allora questo lo togliamo. Ok, tra l'altro raga vi ricordo che domani quando il livello dell'acqua si abbasserà aggiungeranno le macchine. Infatti già qui al lago sono arrivati i primi post delle macchine. Intanto ragazzi, oggi parliamo della patch che pochi giorni fa è arrivata su Fortnite. Intanto questa patch hanno aggiunto praticamente le playgun. Che cosa sono le playgun? Adesso se andiamo alla ricerca se andiamo appunto alla ricerca dei lama, dentro i lama potrete trovare la flare gun. Ah, comunque c'è un altro anello qua, raga. Comunque adesso dobbiamo andare alla ricerca di un lama. Che in lama, in parco giochi, sono semplici da trovare. Ma comunque, lasciamo stare che hanno depotenziato il P90. Infatti prima era hanno depotenziato il caricatore, una cosa del genere, come ho sentito dire. Poi è stata aggiunta la nuova modalità colpo secco, che è una modalità solo cecchino. Infatti se la volete fare fatela, si chiama colpo secco, basta che andate nelle modalità e mettete colpo secco. Poi abbiamo anche con questa nuova patch è stata aggiunta anche un'isola vicino al vecchio squalo, vicino anche al faro di Luki. Che cosa serve a quest'isola? Quest'isola ragazzi c'è anche una missione segreta, io già l'ho fatta in un video, però ragazzi ci sta una missione segreta dove voi dovrete dare 100 di legno a delle persone della Cala Corallina, che poi non lo so che gli serve, devono costruire la loro casa come dicono loro. Intanto raga, cerchiamo, non vediamo mica un lama. Noi ci spostiamo più in qua, ecco, forse lo troviamo di qua. Ah no, stavo scherzando. Andiamo là, usiamo la giampa. Ma usiamo pure l'altra di jump. E poi ragazzi, dopo vi farò vedere che è cambiato anche l'arma di Apple. Adesso dopo andiamo a vedere. E tra l'altro ragazzi, dovrebbero ritornare le sfide dei 14 giorni d'estate. Allora, intanto eccola qua, la flare gun. Non hanno aggiunto solo la flare gun, ma hanno aggiunto anche i cosi dei potenziamenti. Infatti la flare gun, andiamo a vedere un attimo la sua arma. Allora, danni 60, poi cadenza di tiro 0,6, dimensioni caricatore, ha un colpo al caricatore, non si può potenziare, infatti si può trovare soltanto blu e niente. E naturalmente questo qua lo potete anche rompere, lo potete riprendere.
Ovviamente, raga, voi sicuramente, se non lo sapete ancora, vi fate una domanda. Ma se noi incontriamo tipo i cosi già montati, li possiamo distruggere? Ad esempio, se qui al lago incontriamo il coso dei potenziamenti, lo possiamo distruggere? La domanda è sì, noi possiamo distruggere questa qui e ce la possiamo portare a spasso. Ovviamente, ragazzi, si può portare solo una postazione di potenziamento, quindi si può portare solo una di questa, non se ne possono portare di più. Quindi una, magari se pure il vostro compagno la vuole portare, fate due. Però, raga, ecco, insomma, così. Quindi si può rompere anche dove le trovate. Tra l'altro, ragazzi, con questa nuova patch, perché abbiamo un botto da dire di questa patch, è stato riaggiunto il furgone del Res a Fattoria Frenetica. Se ci fate caso, a Fattoria Frenetica è stata anche, come vedete, qui prima c'era tutta acqua intorno, qua. Come vedete adesso è sparita l'acqua, perché l'acqua si è prosciugata, raga. Bene, sì. Vedete, raga, che mi ha fatto 60. È un aggeggio abbastanza forte, se uno lo sa usare è buono. 60 di danno è buono. Ok. E poi, ragazzi, dicevo, l'armadietto è stato aggiunto con le isole. Per questa nuova patch adesso sappiamo anche che sono state aggiunte due nuove skin. Una è stata aggiunta ieri, che si chiama Strega Surf, e un'altra che si chiama è un'altra che si che si che è una skin che è stata copiata da come si chiama quella skin della Season 6, tipo quella lì. Astra, infatti, Astra. Hanno copiato la skin Astra, non si sì, penso che si dice così. Quindi adesso come nuove skin abbiamo Strega Surf e la skin che è stata copiata da Astra, dalla skin Astra, che è una skin vecchia del gioco. Come vedete, raga, qui il livello dell'acqua si è abbassato. Comunque, ragazzi, dovete fare anche un po' di attenzione, perché quest'acqua poteste trovare il lama. Come vedete, voi basta semplicemente che li rompete e il loot salirà a galla, completamente a galla. Quindi non c'è bisogno che, tipo, non lo so, tipo dovete andare lì sotto ad aprirli, perché non si può. Infatti li rompete semplicemente, anche se ci stanno delle missioni, infatti la benedizione dei lama, come vedete nella scheda punti. Comunque, ragazzi, il camioncino del Res lo potete trovare qui a fattoria, eccolo qua. E beh, che dire più. Adesso torniamo in lobby e vi faccio appunto vedere l'armadietto e le due nuove skin aggiunte, e naturalmente ne usciranno delle altre. E io spero anche che ritornino le sfide dei 14 giorni d'estate. Praticamente sono come se l'Epic Games si prendesse i 14 giorni di vacanze, che vacanze non sono, e che poi vanno praticamente a. Che poi vanno praticamente in questi 14 giorni d'estate, faranno uscire delle missioni per non far annoiare i player. Comunque, la skin questa qui è uscita oggi. Poi abbiamo vabbè, la sua wrap, e poi anche Strega Surf con gli stili. Ma pure questi ce l'ha? No, non ce l'ha. Comunque questa qui potrebbe il secondo stile somiglia più a bruma somiglia. Poi abbiamo anche il piccone, scia VIP, e poi tutto lo shop. Come vedete, è cambiato anche l'armadietto. E niente, raga, noi tra un giorno usciranno le missioni. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordo, uscirà anche una serie di Aquaman. Porterò una serie Aquaman dove praticamente andremo a sbloccare gli stili. Magari questa cosa sarà una cosa che la potremo fare anche in live. Però, ragazzi, noi,
Questo video termina qui. Se volete anche altri Fortnite News, dimostratemelo con 10 like, quindi superiamo per questo video almeno 10 like. Iscrivetevi, attivate la campanellina. In descrizione vi lascio TikTok, siamo a 3 follower, ragazzi, ne mancano 17, e Instagram. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo con un nuovissimo video. Ciao!